Pumpkins, io sono Chantal e oggi facciamo un unboxing che non è un unboxing tutto chiaro. Mi è arrivato qualche giorno fa un mega pacco pieno di libri targati Oscar Wilde e quindi io e le Sailor Books abbiamo detto vabbè dai, facciamo un video per mostrarvi che cosa abbiamo ricevuto, tutte le nuove uscite targate appunto Oscar Wilde che più o meno trovate già in libreria. Iniziamo? Iniziamo! Il primo libro che vi faccio vedere è uscito il 17 novembre in libreria, quindi lo trovate già, e si tratta di Gideon la Nona, libro che sto attualmente leggendo ed è bellissimo. Questa edizione mi piace moltissimo, guardate qua che roba. Qui abbiamo praticamente un teschio sulla copertina che è liscia. Dietro la sovracoperta abbiamo il solito poster con Gideon. È bellissimo, mi piace tantissimo. Ma la cosa particolare di questa cover è la texture, si può dire una cosa del genere. Solitamente le sovraccoperte sono lisce, sono tutte quante lisce, al massimo sembrano, diciamo, gommose a tatto. I modi di esprimersi di Chantal. Questa invece è ruvida. Io non so se si riesce a capire, forse sì, qui. È tutta zigrinata e quindi al tatto è strana, è piacevole, ma è ruvida. È una strana sensazione, però devo dirvi che mi piace moltissimo. Quando tengo in mano il libro mi piace molto di più rispetto magari a dei libri con delle copertine lisce, non so se mi sono spiegata, ma comunque. Gideon la Nona di che cosa parla? Ci troviamo in un mondo fantasy, però sci-fi, insomma mischia vari generi. Ci troviamo più precisamente nella nona casa. Abbiamo Gideon, la nostra protagonista, che odia vivere nella nona casa e vuole fuggire, vuole scappare, ha architettato un piano per farlo. Peccato che all'ultimo momento Harrow, che è la sua arcinemesi, la scopre, la inganna e la lega in un qualche modo a sé. Gideon diventerà quindi la paladina di Harrow, ovviamente in cambio della libertà, ma insomma di Harrow non è che ci si fidi poi così tanto, perché Harrow però lega a sé effettivamente Gideon. E qual è lo scopo principale? Ve lo lascerò scoprire a voi, non voglio andare avanti perché altrimenti troppi spoiler, però questa è Gideon. E il secondo libro che vi mostro è un drago gigantesco, perché guardate qui, e stiamo parlando di Sword and Sorcery, che raccoglie praticamente tutti i libri della saga, e quindi sto parlando di Il mondo di Inheon, si pronuncia così, credo, non lo so, Le spade di Lankmar, perché questi nomi complicati, Spade tra i ghiacci e Il cavaliere e il fante di spade. Devo dirvi la verità, non ho mai in realtà sentito parlare di questa saga, almeno non prima che la pubblicizzasse Oscar Wilde, però l'edizione è anche questa bellissima, incredibile e anche pesantissima, oserei dire. E qui dietro c'è scritto Fafford, credo, forzuto e gigantesco barbaro del nord, il Grey Mouser, piccolo scaltro, ex apprendista di un mago e ladro, due inseparabili compagni, sempre in cerca di avventura nel mondo di Neon, tra colossali bevute, feste, corteggiamenti, risse, ruberie e giochi d'azzardo. Sembra una figata e potrebbe piacermi un sacco, devo solo trovare il coraggio di leggere così, per curiosità, oltre 1200 pagine. Anche questo dovrebbe essere già uscito, ma metterò giù, diciamo, tutte le date di uscita dei vari libri. Terzo libro è Il drago, dedicato a George Orwell. Ha questa copertina, anche questa ha una texture strana. Vediamo se si riesce a vedere qualcosa, forse sì. Comunque anche questa è ruvida, molto molto particolare. Anche la scelta dei colori mi piace, ha un bellissimo effetto e secondo me adatto ai libri di George Orwell. Comunque, in questo Oscar Drago, che bello, guardate qui, che meraviglia. Comunque, all'interno di questo Oscar Drago troviamo Fiorirà la Spilistra,
si pronuncia così, ma lo spero di sì. Omaggio alla Catalogna, Una boccata d'aria, La fattoria degli animali e 1984. Come sapete non ho mai letto nulla di George Orwell, ma sono sempre stata intenzionata a leggere non solo La fattoria degli animali, ma soprattutto 1984. Quindi potrei farlo anche da questo drago, che non è né troppo ingombrante né troppo pesante. E questo è il drago più bello, secondo me, tra tutti. Potrei essere di parte, ma non importa, perché abbiamo questo, il drago dedicato ad Alice, Dorothy e Wendy. Ma che bellezza! Allora, ve lo faccio vedere bene perché è molto particolare. Ovviamente non si riesce a vedere. Le pagine sono super dorate e super brillantinate. No, forse qui si riesce a vedere. Spero di sì, perché sono incredibili. La copertina è una delle più belle, secondo me, tra i draghi. E che amo l'oro, non ci posso fare niente. Se poi me lo abbinate con l'azzurro chiaro, è finita. La spine anche credo che sia molto molto bella. Qui sotto abbiamo il nostro solito piccolo personaggio ormai dell'Oscar Volt, e dietro invece è fatto in questo modo. All'interno è molto semplice, ha questa prima pagina e onestamente mi piacerebbe moltissimo leggere tutte, diciamo, queste favole classiche, insomma, su questo drago. Non lo so, mi ispira tantissimo. E appunto c'è Alice nel Paese delle Meraviglie, Dorothy nel Regno di Oz e Wendy sull'isola che non c'è. Qualcuno urli con me: Maniscalco! Abbiamo finalmente l'ultimo libro della saga dedicata a Stalking Jack the Ripper, A caccia del diavolo, e io credo che questa tra le quattro sia l'edizione e la copertina più bella. Mi piace moltissimo, veramente veramente tanto. È opaca, non è metallizzata, però l'effetto sembra quello e quindi mi fa impazzire. Guardate qui, ma soprattutto, ok, dentro è fatto in questo modo e ok, ci siamo, ma soprattutto io amo il poster. Ta-tan! È bellissimo, veramente veramente è stupendo. Ed è, non so, guardate qua i dettagli, i colori, che sono gli stessi poi della copertina, ed è per questo che mi piace. Questo segna praticamente la fine delle avventure di Rose e di Thomas e non vedo l'ora. Mi manca il terzo da leggere, cosa che vorrei fare questo mese, chissà se ci riusciamo. Dopo Escaping from Houdini vorrei leggere assolutamente questo qui e capire come finisce la loro storia. Questo è un libro a cui tengo tantissimo, che ho visto qualche giorno fa in libreria, ho detto ok, adesso lo compro, perché abbiamo fatto insieme il gruppo di lettura e ormai, insomma, sono fissatissima. Sto parlando di questo immenso libro dedicato a Tolkien, è stupendo! Allora, già solo la copertina vale tutto, cioè veramente, veramente bella. L'edizione è pesantissima ma anche bellissima. Questo libro parla proprio di Tolkien, quindi chi era in un qualche modo davvero il creatore della Terra di Mezzo e del Signore degli Anelli, ovviamente, e tutto il resto. Quindi all'interno troviamo, a parte, guardate qui che meraviglia, si vede? Sì, che bello. Sono tutte, diciamo, delle spiegazioni tecniche. Per esempio, adesso ho aperto una pagina a caso e c'è scritto inventare l'elfico con questa tavola qui, ovviamente fatta da Tolkien. Tutto, tutto, tutto riprende quello che ha fatto Tolkien. Per esempio qui abbiamo la prima mappa del Silmarillion. Mamma. Cioè, è bellissimo, ve lo farei vedere tutto, ma è impossibile. Però guardate qui, cioè praticamente riprende tutte le storie che Tolkien ha scritto e le spiega. E spiega appunto, immagino, anche chi era Tolkien. Quindi secondo me questo è un ottimo regalo a chi ama il Signore degli Anelli e Tolkien, chi è proprio un fan sfegatato di tutti i suoi libri. E sempre parlando di Tolkien, eccolo! Questo invece è un libricino molto più piccolo dedicato a Tolkien. Questa
è la copertina molto bella che ritrae il drago Smaug che troviamo all'interno dell'Hobbit. Qui invece abbiamo i disegni di Tolkien dedicati poi ai vari libri con delle piccole descrizioni. Vi faccio vedere qualcosina, però rispetto all'altro ovviamente è molto più semplice come libro. Anche questo però secondo me super bello ed interessante, anche solo visivamente parlando, proprio per tutti i disegni che porta al suo interno. Penultima, diciamo, uscita tra virgolette, sto parlando del quarto libro della Folgoluce, della saga della Folgoluce, Il ritmo della guerra, che è uscito in contemporanea con l'America. Questa è una grandissima cosa, e ha l'edizione praticamente uguale a quella americana ed è stupenda. È stupenda. Come sapete io ho letto il primo libro, questo dovrebbe essere Shallan, credo. Comunque ho letto il primo libro, vi ho praticamente fatto una recensione, andatela a vedere se siete ancora indecisi se iniziare o meno la Folgoluce, non dovreste più esserlo onestamente, però insomma sì. Guardate quanto è bella questa spine, e dietro ovviamente abbiamo la mappa. Devo ancora leggere il secondo e quindi il terzo e quindi a questo punto il quarto, però lo farò molto presto, ma comunque l'edizione è pazzesca, mi piace tantissimo e non vedo l'ora. Mi mancano troppo i personaggi, ma soprattutto mi manca troppo lo stile di scrittura di Sanderson. Ultimo libro, io sono rimasta felicissima di vederlo, non è il libro finale ma è l'arc, e sto parlando della vita invisibile di Eddie LaRue di Victoria Schwab. Io questo libro l'ho letto, l'ho amato, vi vorrei fare un video dedicato, particolare, diverso dai soliti che vi porto, proprio perché mi ha ispirato tantissimo e se riesco lo farò. Comunque, Eddie LaRue, io credo che sappiate ormai di che cosa parla. Se non lo sapete, eccoci qui. Eddie LaRue è una ragazza che per sfuggire ai compiti classici della donna si trova a stringere un patto con l'oscurità. Eddie vuole vivere, vuole viaggiare, vuole essere libera e l'oscurità la accontenta, però tutto ha un prezzo, tutto ha un costo. Prende per sé il nome di Eddie, prende per sé la sua, non solo anima, ma presenza, il ricordo che lei può lasciare. Eddie si troverà quindi a vivere per secoli, per 300 anni, senza essere mai ricordata da nessuno, senza lasciare in un qualche modo una vera e propria impronta che la riconduca a una persona con un nome. L'oscurità priva Eddie del suo nome e di tutto ciò che è una maledizione orribile, fino a quando ad un certo punto dal nulla compare un ragazzo che si ricorda di lei, che per la prima volta sembra riconoscerla, e da qui poi si sviluppa appunto tutta la storia. Eddie LaRue è stato il libro più bello del 2020, uno dei più belli veramente. Mi ha emozionata tantissimo, ma perché io mi sono rivista tantissimo in Eddie, ma soprattutto in Harry, che conoscerete più avanti nella storia. Affronta tantissime tematiche, l'immortalità, il voler essere immortali anche attraverso magari, ecco, delle opere che parlano di noi, il desiderare più tempo ma vivere con l'angoscia che il tempo fugga via troppo velocemente e noi non riusciamo ad essere al passo. Io credo che questo sia uno dei, per quanto mi riguarda ovviamente, perché poi è sempre soggettivo e i libri colpiscono sempre in modi diversi, però io credo che sia uno dei più belli, se non il più bello, che Victoria Schwab abbia mai scritto, onestamente. Quindi niente, questo è l'arc. La copia finale credo avrà le pagine dorate, e però la copertina dovrebbe essere questa. Sono molto contenta perché è uguale a quella americana, all'interno è fatto in questo modo, e poi per esempio ad ogni inizio parte ci sono delle opere d'arte, come poi vi ho fatto vedere anche in realtà nell'unboxing della copia inglese, nel reading vlog dedicato a non mi ricordo quale libro. Eddie LaRue uscirà il 24 novembre in Italia.
leggetelo. Il mega unboxing finisce qui, io spero tanto che vi sia piaciuto, vi ricordo che è in collaborazione con le Sailor Books e infatti vi lascerò giù nell'info box i link ai canali delle ragazze, sto parlando di Ileana di Oh Ma Che Ansia, Giada di Reading Can Save Us e Gabriella di Fangirl in Love with Books. Ringrazio immensamente, veramente immensamente la Oscar Vault per avermi omaggiata di tutto questo ben di Dio, sono libri stupendi che amo dal primo all'ultimo, erano tutte uscite a cui ero interessata, sono interessata e ragazzi non vedo l'ora. Sappiate che comunque per chi me l'ha chiesto, per quanto riguarda Eddie LaRue, dovrebbe uscire spero un video dove scarabocchio sopra il libro, insomma, come abbiamo fatto per... Ah, ecco, le 10.000 porte di January, ecco qual era il reading vlog, sì. Comunque, fatemi sapere giù nei commenti che cosa ne pensate, qual è il libro che vi incuriosisce di più. Noi ci vediamo presto, spero, ad un prossimo video. Ciao, Pumpkins!